Dunque, assessore, questa è veramente una brutta, brutta, brutta faccenda legata al contratto di teleriscaldamento stipulato nel 2013 con una convenzione fra Aler Milano e AMA, che è una società controllata al 100% dal comune di Rozzano. Avevo visto uno dei protagonisti, diciamo, dello sviluppo di questo progetto sul territorio di Rozzano, qui presente, ora non c'è più, me ne dispiaccio, ed è il consigliere regionale Davoglio, attualmente rinviato a giudizio, e sotto le cui giunte, perché è stato sindaco dal 2004 al 2009 sotto IDS, dal 2009 al 2013 con il PD, si è congegnato questo piano di teleriscaldamento che ha una copertura politica chiara, targata PD, ma è legato anche ad Aler Milano, dato che la convenzione è stata stipulata da Aler. Intervenuto in questa gestione del contratto di teleriscaldamento, c'è poi un'altra protagonista, che è un'altra società partecipata del comune di Rozzano, controllata al 100%, API, che è quella che avrebbe dovuto battere cassa dalle banche e che è stata costituita ad hoc, a oggi si trova in liquidazione con un bel buco in pancia di 47 milioni di euro alla faccia della buona gestione. E con un debito verso una banca a caso, Monte dei Paschi di Siena, pari a 35 milioni di euro. Veramente una brutta, brutta faccenda. E vi spiego perché. C'è dell'opaco, dell'ambiguo a dire poco in quello che sta succedendo da anni a Rozzano e che adesso è anche oggetto, fortunatamente, delle indagini della Procura. Perché queste speculazioni, non so come altro chiamarle, sono ricadute direttamente sulla fascia più debole, in assoluto, sulla quale non si dovrebbe mai, come istituzione, mai pesare, che è quella degli inquilini delle case popolari. Rozzano, lo voglio ricordare, è il comune con la più alta densità abitativa di alloggi Aler di tutta la Lombardia, 6.000 alloggi. Questo teleriscaldamento doveva servire ad allacciare riscaldamento e si è sbagliato completamente tutto il piano allacciando tubi in aree in cui il teleriscaldamento non poteva neanche essere allacciato. Però cos'è successo agli inquilini? Che dal 2014 a oggi si sono visti aumentare le tariffe delle bollette, perché è su di loro poi che ricadevano questi sprechi, queste speculazioni, queste situazioni oggi oggetto anche di indagini della magistratura. Quindi io mi domando, perché ho già fatto un'interrogazione al riguardo, ma noi vogliamo chiarezza su questa vicenda, il comune di Rozzano, i cittadini ci chiedono chiarezza su questo operato che vede protagonisti da una parte la regione con un ente regionale e dall'altro il comune di Rozzano col suo sistema rozzano delle società partecipate, con i buchi in pancia perché adesso anche AMA non versa assolutamente in buone condizioni. Allora chiediamo, ma Regione in tutto questo tempo cosa ha fatto? Ha dormito? Regione ha consentito che ci si potesse rivalere indirettamente sui poveri inquilini dell'Aler con rincari ingiustificati delle bollette a fronte di un servizio scarso, inadeguato, assolutamente inefficiente? Regione ha intenzione di intervenire presso Aler Milano per rimborsare questi inquilini a cui sono stati sottratti denari ingiustamente in questi anni e poi rivalersi su AMA? E poi rivalersi su AMA? Che voglio ricordare, AMA, quando è stato sottoscritto l'impegno con Aler, aveva dichiarato di fare investimenti per 11 milioni e 400 mila euro. Se siamo arrivati a 2,7 milioni dal 2012 al 2015, scarsamente arriviamo neanche a un quinto degli investimenti che doveva fare. C'è un articolo di questa convenzione che recita: AMA Rozzano si impegna a terminare i lavori di cui al progetto allegato entro 3 anni solari dall'approvazione da parte di Aler del progetto esecutivo. Si dovevano ridurre i consumi, migliorare la vita dei residenti, voglio ricordare fasce deboli, inquilini delle case popolari,
con un abbassamento, signori, delle fatture del teleriscaldamento, non con un aumento. Allora, siamo qui a chiedere all'assessore alla casa cosa ha intenzione di fare, perché noi sappiamo che i comitati dell'autogestione sul territorio si sono mossi su questa vicenda, affiancati anche da qualche sindacato. Si è aperto un tavolo in regione, ma non si vuole fare chiarezza, perché le società interessate a fare chiarezza e a fare trasparenza, cioè Aler Milano e AMA, non trovano la quadra. E rischiamo di far saltare tutto. Vogliamo dare risposte a questi inquilini? Grazie, consigliere Nanni. Io ho una richiesta del consigliere D'Avoglio. Su che cosa? Fatto personale. Va bene, brevemente, consigliere D'Avoglio. Sì, no, molto brevemente. Innanzitutto mi scuso di non essere in aula. Non ero a conoscenza che in questo momento ero su al mio piano, al 15°, quindi non ho avuto modo di assistere complessivamente né all'interrogazione né alle risposte che sono state date. Mi preme però su un passaggio, visto che i colleghi, a partire dal capogruppo, mi hanno avvisato che era in discussione questo punto, che probabilmente la consigliere Nanni ha delle informazioni sbagliate, che oltretutto comunica ai consiglieri di Rozzano, che le diffondono in modo sbagliato. Allo stato attuale non esiste nessun rinvio a giudizio, nel senso, quindi, ma lei l'avrà preso da un blog a cui voi avete dato informazioni. C'è un 415 bis, che è una ben altra cosa, lo sa molto meglio di me di che cosa si tratta, per cui vorrei poi riservarmi di leggere completamente le carte, perché non è la prima volta che, ed è già in più occasioni, che questo argomento viene tirato fuori in un modo strumentale e anche con modalità e toni sbagliati e dando informazioni sbagliate. Lei lo sa bene che un 415 bis è completamente diverso da un rinvio a giudizio, perché ovviamente andremo nella sede opportuna a documentare perché non chiederemo di non avere rinvio a giudizio. Quindi è ovvio che, lette le carte, chiederò eventualmente, nelle modalità, sentendo anche il mio avvocato a questo punto, o di ritrattare questa informazione, perché la seduta è pubblica, o quali tipi di iniziative posso prendere. Mi è sembrato giusto, mi scuso di non essere potuto intervenire invece sugli aspetti di contenuto, sarebbe scorretto se adesso io entrassi raccogliendo solo poche informazioni che ho sentito nella fase finale del vicepresidente e della consigliera Nanni. Grazie. Bene, grazie consigliere D'Avoglio. Colleghi, sono le 12:29, a questo punto procediamo con... No, non si apre un dibattito su questo. Il consigliere D'Avoglio ha fatto un intervento per fatto personale, ha precisato il suo punto di vista. Adesso proseguiamo con l'interpellanza 4074. Documentazione incompleta e deficitaria in relazione alla valutazione di impatto ambientale e sanitario sul progetto impianto industriale per il trattamento pneumatici fuori uso presso Retorbido. È sempre la consigliere Nanni. Ricordo che dovremo interrompere alle 12:30, quindi sarò tassativo nella richiesta. No, non c'è il fatto personale sul fatto personale, quindi adesso proseguiamo con la successiva interpellanza. La parola alla consigliere Nanni sull'interpellanza 4074, prego. Consigliere Nanni, per cortesia, se vuole intervenire sull'interpellanza 4074. Scusi, Presidente, ma il fatto personale sorge nel momento in cui un collega cita impropriamente delle dichiarazioni fatte da un altro collega. Quindi, come lei ha dato la parola al consigliere D'Avoglio per dire la sua, permetterà che anch'io precisi la mia. Allora, quando ho citato pubblicamente in quest'Aula che lei è stato rinviato a giudizio all'8 novembre... Consigliere Nanni, chiedo scusa, lei non ha la facoltà di intervenire su questo. Non glielo permetto, le tolgo la parola, lei non può intervenire su questo. Mi dica se ha intenzione di intervenire sull'interpellanza 4074, altrimenti la consideriamo ritirata.